lo Stato e la cultura. I politici si prendono sempre l'impegno di finanziare la cultura, la ricerca e l'università. In realtà queste idee totalitarie, hanno l'effetto di sopprimere la cultura. Prima vediamo perché la sopprime e poi vediamo perché uno Stato che promuove la cultura è necessariamente totalitario. Ci sono due ragioni per le quali, lo Stato, sopprime la cultura. La prima ragione è economica. Quando lo Stato finanzia la cultura diventa economicamente dipendente dai finanziamenti pubblici, invece che dalla disponibilità a spendere, cioè a scambiare liberamente, delle persone. Quando questi finanziamenti pubblici finiscono, la cultura crolla. Molti giornali esistono soltanto perché ricevono finanziamenti pubblici previsti dalla legge sull'editoria, una legge Fiat. Questa legge è anche una concorrenza sleale, perché crea una barriera all'entrata di nuovi competitor, quindi è un privilegio legale ai giornali che sono finanziati. Se questi giornali non ricevessero più i finanziamenti, andrebbero in crisi e fallirebbero quasi immediatamente. Prima o poi questi finanziamenti pubblici devono necessariamente finire. Infatti lo Stato, così come finanzia la cultura, tende necessariamente ad espandersi finanziando un'infinità di altre cose, grazie all'idea di legge che consente questi finanziamenti, cioè il positivismo giuridico, cioè la legge Fiat. L'espansione dello Stato e quindi della spesa pubblica però può essere finanziata soltanto in tre modi: maggiori tasse, maggiore debito pubblico e maggiore inflazione. Queste tre cose non possono crescere all'infinito, nessuna delle tre. Quindi a un certo punto i finanziamenti pubblici finiscono e la struttura produttiva della cultura che si reggeva su questi finanziamenti pubblici, invece che sulla disponibilità delle persone a scambiare liberamente, la struttura produttiva della cultura si scioglie. I cattivi investimenti prodotti dalla spesa pubblica non sono più economicamente sostenibili e il problema è che non c'è rimasto quasi più niente, perché gli investimenti che erano invece economicamente sostenibili, quelli che erano compatibili con le preferenze soggettive, cioè con il valore economico, sono stati sistematicamente ostacolati e disincentivati dall'interventismo dello Stato. Il secondo motivo per cui uno Stato che promuove la cultura necessariamente finisce per distruggerla, è che la cultura è tale se non è asservita. Una cultura finanziata dallo Stato invece è necessariamente asservita al potere politico e quindi non è cultura. Basti pensare alla cura con la quale il liberalismo classico, il libertarismo e la scuola austriaca di economia sono stati sistematicamente eliminati da ogni corso universitario e dall'informazione mainstream, dal momento che sono le uniche teorie che in modo coerente dimostrano come la radice dei problemi economici e sociali sia l'arbitrarietà del potere politico. Dunque la cultura non ha bisogno della protezione del potere politico, ma ha bisogno del libero mercato, dove il coraggio, l'imprenditorialità e l'integrità morale di chi fa cultura può esprimersi. Ora vediamo perché uno Stato che finanzia la cultura è necessariamente uno Stato totalitario. Lo Stato totalitario infatti è quello che promuove il bene, la felicità, il bene comune. Ma il concetto di che cosa è bene è soggettivo. Ognuno ha la propria idea di bello, di ciò che è importante, cioè di che cos'è il bene. Quando lo Stato finanzia la cultura, ricorre alla violenza, cioè le tasse, il debito o l'inflazione, per finanziare ciò che chi detiene il potere politico ritiene arbitrariamente essere cultura meritevole. Questo implica una discriminazione arbitraria di coloro per i quali la cultura meritevole è una cosa diversa. Viceversa, dove lo Stato si limita a difendere la legge, intesa come principio, questa discriminazione, questa imposizione di scelte arbitrarie ad altri non ci sono. Il rispetto e la valorizzazione della diversità si ottengono introducendo il libero mercato, cioè la sovranità della legge. La seconda ragione per cui uno Stato che finanzia il bene e quindi anche la cultura è necessariamente totalitario è che il bene è illimitato. Cioè non ci sono limiti non arbitrari alle cose che soggettivamente si possono ritenere importanti, belle o meritevoli e quindi da finanziare con la coercizione. Dunque non c'è un limite non arbitrario alla coercizione. Perciò il sistema politico è un totalitarismo, in quanto può arbitrariamente decidere di finanziare qualunque cosa. Al contrario, in una società libera lo Stato non promuove il bene, ma si limita ad arginare il male. E si limita a violare la legge mediante l'imposizione fiscale soltanto
per quel minimo che serve per difenderla, e oltre quel punto la sua coercizione non può spingersi. Nelle menti più deboli, purtroppo, lo Stato totalitario riesce facilmente a inculcare l'idea che il suo compito sia di promuovere e finanziare la felicità. Queste menti deboli e sono incapaci di concepire un ordine spontaneo, sono allergiche alla libertà. Per queste menti l'assenza di un disegno da parte dello Stato significa degenerare nel caos, l'assenza di un finanziamento pubblico significa impossibilità. Cioè senza finanziamenti pubblici non si può realizzare niente. La Repubblica Italiana è fondata su queste ideologie collettiviste che deresponsabilizzano le persone e esercitano un grande fascino sulle menti deboli, al punto da portarle a pensare che un'attività che non sia aiutata da sussidi e nemmeno regolata dal governo sia un'attività distrutta. Per queste menti deboli, non sussidiare con finanziamenti pubblici significa abolire, dal momento che per loro nulla esiste indipendentemente dalla volontà dello Stato. Niente vive tranne ciò che lo Stato fa vivere.